Amici sportivi, tifosi del Bari, ben ritrovati all'appuntamento col Bianco e Rosso TV Sport. Beh, oggi è una puntata allargata perché nello spazio dove solitamente c'è solo il professor Antonucci, ben ritrovato professor Antonucci. Grazie a te e saluto a tutti. Oggi abbiamo un tifoso DOC che è già venuto ospite del Bianco e Rosso TV Sport perché è un musicista di fama nazionale, anche qualcosa di più, barese. Noi siamo sempre orgogliosi quando i nostri concittadini si fanno notare in ambito anche artistico, perché è un jazzista, musicista molto, molto bravo. Costantino Ladisa, alias Adica Pongo. Ciao, Ciao, ciao Lorenzo, Costantino. saluto i telespettatori e i tifosissimi del Bari come me. Ma tu dovresti stare a Roma oggi, perché Roma Terni, una passeggiata, Guarda, se no? vuoi ti faccio Un'ora, vedere, ho no? fatto stamattina la tessera del tifoso, il biglietto a Viale Salandra, Sì. Macid, Cristiane, eccetera, e quindi domani, più tardi parto per Roma e Ah, vai allora? domattina, Vai a fare. certo, Ah, vado a vai a Terni. seguire. Sarà un Questo testimone vuol ancora dire essere aperto. tifosi, ma i veri tifosi, anzi, quelli più forti, sono quelli che abitano fuori. Perché sono lontani da tutte le polemiche, da tutte le bugie, da tutte le chiacchiere, da tutte le invenzioni. Vorrei solo È dire, vero, è vero. Del Bari ecco, vedi che sicuramente. Del Bari io, sicuramente. carissimo Ladisa, ti volevo soltanto sottolineare che con Enzo Testimone, il giorno che fu dichiarato il fallimento del Bari, io dissi a lui: fino a quando non c'è l'asta, fino a quando non si conclude l'asta, non mi fare domande. Anche perché c'è un vecchio detto che io ho sempre rispettato, dice: il pessimista è l'ottimista che sa i fatti. Ah, Capito? ho capito. Ho capito. E Questo tu come è sei? È simpatico, sottile. È no? È sottile. E tu come simpatico, sei in questo momento? Pessimista perché sei no? Ma no, è fatti della verità. Io, o per esempio, mai? che naturalmente ho molta fiducia e speranza, oltre che, direi così, ci credo a quello che sta facendo Gianluca Paparesta. Devo essere sincero che si sta battendo come non mai. Voglio dire però a tutti quanti, compresa Paparesta, che non servono soldati 2,5 milioni per la caparra, come vogliamo chiamare, cauzione. Qua o uno parte che c'ha in tasca dai 10 ai 12 milioni, dai 10 ai 12, altrimenti perché non si presenta. Questo che dico io, se no facciamo quelle che il buon Enzo ha detto diverse volte: non facciamo di nuovo il ciambotto, non facciamo di nuovo il ciambotto. Anche perché poi è lo stesso Paparesta, si vede che c'è qualcuno che non vorrebbe che arrivasse lui con tutta la sua, con tutto il suo gruppo, perché naturalmente Paparesta ha fatto capire che ci sarà un rinnovamento completo in società, comprese le sedie e i tavolini. Ma infatti, professore, io sono qui, porto la voce, caro Enzo, dei numerosi tifosi del Bari, perché a Bari, ti aiuto, No, nessuno. a Roma ci sono molti tifosi del Bari, sono tantissimi miei amici, ci scambiamo mail, abbiamo gente che fa i pronostici, le cose a loro domenica, si vince là, dobbiamo fare eccetera, e quindi io porto la voce e sono qui per ascoltare, per sapere, c'è sta succedendo a Bari? Che sta succedendo Oh, a Bari? questa è la Oh, è domanda. la domanda che mi È la fanno anche i domanda. giornalisti, i colleghi di Milano, di Torino, le stesse Oh, se volete cose state parlate, se combinando a volete Bari. parlate voi due, Sì, vabbè, insomma. parli tu, Ma vai giù. senti, che No, il stadio? conduttore deve Che parlare, tu stadio sei il troverà? moderatore, il conduttore, il padrone, il direttore, tutto. Troverà il buon Costantino Ladisi? Liberati, che stadio è per il Bari? Liberati di Terni, che stadio? È uno stadio ostile? È uno stadio, eh? Boh, lo vedrete, tanto insieme Beh, un vedremo i accenno, un precedenti. accenno. Ah, ma vedi, soltanto una volta si fa 15 partite, hai Io capito come ricordo fa? uno 0-0, uno 0-0 brutto, Era perché uno qui i Ternani stadio. non so proprio No, tranquillissimi, no, no, hai e ragione, hai ragione. quindi, Vabbè, vediamo vabbè. però come si avvicina la partita Alberti, va bene? Così sentiamo un po' se Ragazzi, c'è una con la novità. Serie B di quest'anno tutto ti puoi aspettare. Hai fatto un po' di Tutto. calcoli sui numeri? Sì, Tu noi ti possiamo diverti ancora con i numeri? farcela. Ad Noi andare ai possiamo playoff, ancora ora ti però non tiro voglio fuori neanche The Clash. parlare di playoff. Dico soltanto andiamo avanti, andiamo perché quando, guarda, ho fatto, siccome sto scrivendo un libro che si chiama Il pallone quadrato, e dove tutti quanti leggeranno e sapranno le realtà di tutto questo momento che sta accadendo, perché come diceva poco fa il pessimista e l'ottimista ben informato, io credo di essermi informato. E non solo, ma di seguire tutto quello che stanno scrivendo, dicendo e facendo, non so se ne do idea. Per cui, caro Ladisa,
Quando leggerai il libro direi, ma oh, c'è tutto questo dietro, c'è tutto questo dietro. I misfatti, misfatti. Enzo. Sentiamo Alberti cosa ha detto. Ah, non ancora? Mi dicono che non c'è Alberti. Allora, aspettiamo, vabbè, sono partito forte, ma non era il caso. Vabbè. Allora, a sto punto, visto che Alberti non è ancora pronto, io direi, facciamo un test di... Anzi, visto che fra di voi c'è una bella sintonia, Devo fare il segno della chi croce. è il tuo giocatore del cuore? Giocatore, c'è un giocatore del Bari che non potrai Ma mai... della storia del Della Bari storia, il tuo giocatore è perché... difficile, però quanto mi ha fatto godere João Paulo a me, penso, e al Bari, io credo che forse lì si ricorderà. Di che anno Io sono del sono? 65. Vabbè, appunto Idem, se lo perché si pare. conosce un Lo so. po', non c'è chi da prima, e questo è un No, punto, lo ecco so. perché dicevano i vecchi, acidu vecchio che sape i fatti, non so se lui, Bravo, perché noi abbiamo avuto, certo oggi ci stiamo soltanto anche di questo periodo positivo della squadra no. biancorossa, e questo mi fa enorme piacere, però purtroppo molti giovani di oggi non hanno conosciuto i veri giocatori che abbiamo Però avuto in una noi in tua passato. graduatoria personale, João Paulo, dove lo metti? È fra i migliori 10 Sì, della storia del sì, Bari o sì. no? Almeno di... Oltretutto per simpatia anche, perché di giocatori ancora più tecnici e più, direi così, anche direi così, da un punto di vista di rendimento, ce ne abbiamo Ma avuti, certo, ce ne secondo abbiamo me avuti. Maiellato, Non dimentichiamo, tu Rocco. non eri nato, No, ma nel io no. 47 noi siamo stati al settimo posto in A, dopo essere stati per lungo tempo quarti, con questa formazione, Costagliola, Pellicari, Gianmarco, Carlini, Capocasali, Setto, Cavone, Maestrelli, Toto Donati, Taverini, Spadavetti. Questi sono indimenticabili, Non arrivo indimenticabili. a tanto, mi fermo E prima. mo mi hai fatto ricordare un'altra cosa. Questa formazione è quella che ha incontrato quasi per l'ultima volta il grande Torino, che il 4 maggio fa 65 anni, 65 anni della scuola. Enzo, mi farai il piacere di farmi mandare in onda quello che ho preparato insieme con gli amici per ricordare il grande E Torino. qui? Sì. Dopo allora. Quando vuoi, se Dopo, vuoi anche dopo. ora. No, facciamo Alberti adesso, andiamo sulla Allora. partita di domani, poi facciamo un balzo indietro perché curiosamente ieri ne stavano parlando in televisione, perché ieri giocarono Juventus-Benfica e i giocatori Benfica è del Benfica, andato, esatto, sì. il Torino L'avevano diciamo, andò annunciato già incontro prima. purtroppo alla tragedia perché andò a giocare una partita col Benfica Sì, in per una Portogallo, partita di di beneficenza, tu beneficenza. capisci che ancora a Incredibile. Lisbona sono, a dire così, ancora nel Ho ricordo visto di lo questo. striscione a ricordo del Torino, quindi rendi onore No, ma anche poi ai c'è un veri tifosi. fatto. Aspetta, sentiamo Alberti, poi torniamo Va insieme. bene. Che dici, Costantino? Lo invitiamo il professor Antonucci a un concerto di Adica Pongo Beh, per forza. appena suonate a Per Bari, eh? forza, Va bene. sarà mio grande piacere e onore. Costantino la dici, ci sono esattamente oggi 77 anni e 3 mesi che seguo i Bari, dal 3 Va bene, va gennaio 1937. Mi bene. inchino. Allora, a maggior ragione, silenzio assoluto, tocca a te Gianni sfogliare un po' le pagine E allora, della vediamo, storia del ricordiamo Bari e non quello che solo, e il non giorno solo. 4 di maggio ci sono 65 anni per ricordare dei campioni. Infatti il 4 maggio, come di ritorno da un'amichevole disputata a Lisbona, l'aereo trasportava i giocatori del Torino e si schiantava a causa della nebbia contro la Basilica di Superga. Chi è appassionato di Questo... calcio di ogni età non può essere un po' tifoso, non può non essere tifoso di questa squadra, perché No, questa no, io... squadra. Penso che per me, che è stato sempre il Bari nel mio cuore, ho sempre avuto questa squadra per me memoria. E questi sono tutti i I vari giocatori, li abbiamo visti, sì, figurati. protagonisti, gli eroi, gli invincibili venivano Del chiamati allora, Torino. Ma invincibili. anche adesso nel Torino ci sta mezza Bari di qualche anno fa. Guarda caso, c'è un po' di Guarda Bari, caso, eh. anche molto Bari, questo è Comunque è Torino, un vabbè. ricordo che io personalmente e Telebari insieme con Enzo Tamborra e anche Buon Costantino Ladisia facciamo nel ricordo di veri campioni, Doveroso, di doveroso. giocatori veri, di giocatori veri, di giocatori veri. Beh, prendi Grazie. fiato adesso, volevo fare una breve chiacchiera con appassiona la storia del Bari, no? Bisogna Io conoscere. rimango, al di là del fatto che sono contentissimo di essere con due giornalisti, due studiosi come Lui voi, la eccetera. Ma storia è io diversa, io sono un sono contemporaneo, qui, Enzo. Enzo, perché io, ripeto, portando la parola da Roma, voglio Sì. sapere, ma noi leggiamo sui vari siti, forum, quello che succede, quello che non succede.
Ma voi che siete giornalisti, che siete appassionati, che vivete qua, c'è sta succedendo a Bari? Che questa succede? È la domanda. Che succede? Guarda, che succede? Lui mi ha convinto a non sbilanciarmi. Okay. Perché mi dice inutile che ti sbilanci, bisogna avere pazienza, perché anche l'altra volta all'asta qualcuno, noi ci aspettavamo che qualcosa si muovesse, invece è stata un'asta deserta, ci ha provato Paparesta, però è comunque agli atti rimane un'asta deserta. Ora c'è il 12 maggio, ora si ha tutto il tempo per fare le operazioni. Beh, io mi auguro. Certo è che se l'asta va deserta il 12 maggio dobbiamo cominciare ad avere un parecchia paura, perché poi chissà dove. Però ci sono amici che sono ad Istanbul, amici sempre tifosi del Bari, che mi dicono che effettivamente questa si pista turca cioè, è vera. Vedremo. Vabbè, tornando alle Ma tu giochi a pallone anche ancora? Io gioco a calcio, nonostante il fisico, professore, io gioco nella nazionale italiana jazzisti. È nata l'anno scorso, abbiamo giocato a Perugia a Renato Curi contro la nazionale cantante, quindi proprio gli antagonisti. Proprio hanno vinto loro 2-1, ma la nazionale cantante è una... noi abbiamo fatto un gol con il nostro capocannoniere Gerardi, che ha fatto solo quello, però abbiamo giocato bene, siamo contenti e sono molto contento di questa nazionale jazzisti, perché noi vogliamo organizzare a Bari, ed Enzo lo sa e ci aiuterà a fare questo, un triangolare con la nazionale italiana jazzisti, la nazionale italiana attori e le vecchie glorie del Bari. Bellissimo. Noi lo vorremmo fare al Teatro della Vittoria. La organizziamo, specialmente se viene la nuova proprietà, come dovrebbe arrivare. Non è che possiamo andare a ti dà un segnale. Professore, noi abbiamo uno sponsor etico che è Libera di Don Ciotti. Quindi anche Libera è molto contento di fare questa cosa, perché voi sapete che Libera si occupa di rimettere in sesto, di donare i beni confiscati alla mafia, e quindi si vuole fare un centro culturale per i giovani, e quindi noi lo vogliamo fare, noi nella Nazionale Italiana Jazzisti, sono due tifosi del Bari, io... Sì. E poi ce n'è anche una, ci sono anche Gaetano Partipiro, altri amici di Bari, Pippo Foglianese, e Marco Valente, che di Bisceglie è un produttore. Pippo Foglianese è figlio di Enzo, è il figlio di Enzo, figlio ma di ti Enzo. Piace il jazz o no? O il jazz? Ti piace o no? Io ti ho detto che avevo 4 anni, si sposò un mio zio, allora si sposava in casa, si facevano le feste in casa. Allora c'è questo... un jazz band chiamavano allora, e io mi cominciai a divertire. Mio padre, la prima cosa che fece il giorno dopo il matrimonio di mio zio, di comprarmi un jazz band. Possiamo dire che il 10 di luglio giochiamo con la Nazionale Cantanti ad Umbria Jazz a Perugia, e ci saranno tanti jazzisti famosi come Roberto Gatto, Sferra, Girotto, Pietro Paoli. Quindi andiamo in pausa pubblicitaria. Grazie. Nella terza saluteremo un portiere che è stato portiere del nostro Bari, a fra poco. Grazie. Insomma, a me vengono i brividi ancora a sentire questa gente che ha giocato nel 76, avevo 12 anni, e andavo con mio zio allo stadio. Avevamo 12 anni, andavo con mio zio a vedere le partite del Bari. Prima non c'era a persa, però se andava allo stadio, un atto di fede, sempre e comunque, no? Bravo. Si andava sempre, il Bari era una fede vera, diciamo. Pure in Serie C, pure ad altri, siamo sempre andati. Esatto. Sì, ma domani, secondo il suo calendario che ha fatto come il mio amico avvocato De Clessis di Roma, la tabella, che facciamo? Dobbiamo vincere. Cioè, non ci sta sarebbe veramente l'ideale. Vincere a Terni significa arrivare veramente ai play-off. Perché, se no già ci hanno tolto un punto. E Pitelli, Cepitelli è un derby domani per Cepitelli, è un derby domani per Cepitelli, lui di Perugia, mi pare, una cosa del... no. Per chiudere, Costantino, ti è piaciuta la trasmissione, ti piace? Io verrei qui tutte le volte, tu mi inviti, io quando vengo a Bari sono contentissimo. Invece dove possiamo venire a vederti? Hai qualche programma, quest'estate penso che in Puglia arriveremo, perché la Puglia è assolutamente territorio dove si suona tanto, e c'è grande cultura musicale e la gente va ai concerti. Certo, quindi forse anche più di Roma. Quindi siamo sicuramente, verremo in Puglia, invitiamo tutti i tifosi del Bari, nella speranza a settembre-ottobre di fare la partita del cuore con le vecchie glorie del Bari, e ci mettiamo tutti a lavorare su questa cosa. Oh, buon viaggio per Terni. Grazie. Grazie a Gian Antonucci. Domani sera voglio la tua telefonata dopo il primo tempo. Va bene, dopo il primo tempo. Agli ordini. Alla prossima, ciao.